Ci prego, Presidente Govia. Saluto il signor Presidente, i colleghi consiglieri, un saluto cordiale chiaramente va alla Giunta, a tutti i sindaci, agli illustri ospiti e ai cittadini che sono qui presenti. È doveroso da parte mia esprimere la solidarietà a tutte queste popolazioni che hanno subito forti disagi e hanno subito dei corsi danni economici proprio a causa delle vere in. Il sottoscritto già lo scorso 14 gennaio chiese formalmente alla giunta provinciale di non dare con urgenza alle autorità competenti la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale, perché qualche giorno è avvenuto. In ogni caso è un dovere da parte nostra essere qui per dimostrare un segnale e una forte presenza istituzionale. Chiaramente sappiamo che questo non è sufficiente, poi dalle buone intenzioni bisogna passare ai fatti concreti. In questo particolare momento sono anche d'accordo con il collega consigliere Mongeri quando dice che non è il caso di fare polemiche, sì, così dobbiamo darci da fare per arrivare a costruire qualcosa di pratico e di concreto. A proposito di questo, volevo ricordare a tutti i consiglieri e alla Giunta che l'8 luglio dell'anno scorso ho presentato un'interrogazione a risposta urgente in consiglio che era incentrata sulle questioni inerenti alla redazione del programma provinciale di previsione e prevenzione e del piano provinciale di emergenza. Dopo altre piccole indicazioni, il programma di previsione e prevenzione è un documento che fotografa la situazione di fatto del territorio e identifica il livello di conoscenza e gli indirizzi per la realizzazione proprio di attività che sono finalizzate a migliorare la capacità di individuazione del rischio e a fare tutto il possibile per ridurlo. A questo punto che cosa fa questo piano provinciale? Diventa la struttura di riferimento per sviluppare delle azioni che sono proprio della competenza della provincia in materia di protezione civile. Questo anche con particolare riferimento alla predisposizione poi del piano provinciale di emergenza. Quest'ultimo risulta poi strategico per l'amministrazione provinciale ai fini proprio di definire gli scenari di rischio e per creare un modello di riferimento e di intervento. In quell'occasione mi fu risposto che il gruppo di lavoro che la provincia aveva varato avrebbe sottoposto il piano all'esame della giunta e del consiglio entro settembre e poi entro novembre si sarebbe approvato il piano di gestione dell'emergenza. Questo a tutt'oggi non è ancora avvenuto. E considerato che stiamo proprio parlando degli strumenti più importanti che l'amministrazione provinciale deve adottare per fare la sua parte in questo ambito e per consentire agli altri di fare il loro lavoro, dico a questo punto nel rispetto di tutti quelli che sono stanchi di ritardi della burocrazia e della politica che non possiamo perdere più tempo. Io ritengo di far voti alla Giunta e a tutti gli assessori, al Presidente che si potrà fare portavoce di queste difficoltà in sede di governo, che dobbiamo quanto prima sottoporre all'attenzione dell'assise provinciale il programma provinciale di previsione e prevenzione. Questo è l'unico strumento concreto che consente a noi di operare rispetto a quelli che sono i nostri. Vi ringrazio. Grazie.